essere tutti vaccinati, strutture come queste evidentemente non possono che essere acceleratori di questo processo che deve passare però anche dai medici di famiglia, chiamiamoli così. Beh, l'obiettivo l'ha dato il governo nazionale, quindi tutte le regioni abbiamo il dovere di attrezzarci e di farci trovare pronte dal punto di vista organizzativo. Noi abbiamo scelto, perché il presidente Musumeci questo ha disposto, di creare da subito l'integrazione tra il sistema sanitario e il sistema di protezione civile. Quello di Messina è il quarto hub che andiamo ad inaugurare, la prossima settimana completeremo tutti e 9 gli hub provinciali, saranno il valore aggiunto della campagna di vaccinazioni che da oggi prende il via in maniera importante sul segmento generazionale tra i 70 e i 79 anni. Alle 14 di oggi sarà operativo il portale della regione anche per la prenotazione di questa fascia generazionale. Quindi gli hub, le vaccinazioni, il personale, vediamo una luce in fondo al tunnel. Speriamo che l'arrivo dei vaccini costante nei mesi di marzo, aprile e maggio ci consenta di rispettare questa tabella di marcia. Assessore, i soggetti più fragili quando saranno vaccinati, quindi chi soffre di malattie anche autoimmuni? Beh, sui soggetti più fragili c'è anzitutto un impegno che è quello lì di fare il più presto possibile. Con i disabili gravissimi abbiamo già iniziato. Le persone fragili non possono essere vaccinate con il vaccino di AstraZeneca. Per loro in questo momento sono autorizzati soltanto i vaccini di Pfizer e Moderna e quindi la loro vaccinazione proseguirà insieme a quella degli over 80. Se fossero autorizzati, sapete che domani Johnson & Johnson completerà l'autorizzazione all'ente regolatore europeo e quindi poi dovrà arrivare l'autorizzazione di AIFA, se dovesse esservi anche la possibilità di questo ulteriore vaccino, è chiaro che per tutte le persone con le maggiori fragilità si riuscirà a procedere ancora più velocemente.